Benvenuti a Orobia Extra, il numero di ottobre di Orobia è già in edicola e sulla rivista si affacciano i colori dell'autunno e come sempre tante proposte per tante escursioni. E come sempre ce le racconta il nostro direttore Paolo Confalonieri. Ben Eccoci ritrovato qui. anche Grazie. a Grazie, ben, ben trovati a tutti quanti. Quindi partiamo con il nostro numero da un'escursione sempre nel segno delle acque e nel segno delle bike. Eh sì, perché come ci ha abituato ormai questo 2020, noi siamo accompagnati dalle acque di Lombardia alla scoperta del nostro territorio. E quindi in questa uscita siamo insieme a Maurizio Panseri che con le fotografie di eh, Matteo Zanga ci accompagna in un'escursione eh, nel Comasco. E quindi siamo proprio tra eh, laghi e monti perché abbiamo dei bellissimi paesaggi che ci accompagnano in questa uscita, dove peraltro c'è un ospite particolare, perché in questa escursione... Tra l'altro, noi abbiamo eh, continuato a parlare in questo periodo anche del discorso della mobilità dolce, della mobilità sostenibile, e quindi, in particolare in questo caso, si può raggiungere eh, l'escursione, le, 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 si può completare l'escursione anche utilizzando il battello. Quindi, eh, raggiungiamo poi nel, dal lato Lecchese eh, quello Comasco e da lì pedaliamo per raggiungere il Monte Galbiga, le pendici del Monte Galbiga, e quindi davvero immergerci tra paesaggi. Eh, di montagna e bellissimi panorami che sono invece sui laghi. e L'accompagnatrice la di Maurizio Panseri è una, eh, una svedese, si chiama Sara Gritting, che è appassionata di biciclette, ha conosciuto la Lombardia eh, nel, nel corso dei suoi viaggi, si è innamorata delle montagne, si è innamorata delle acque di Lombardia, tant'è che ha scelto per eh, vivere una località che è davvero è l'emblema dell'acqua non solo Bergamasca ma l'acqua nel mondo, vale a dire San Pellegrino Terme e da lì lei conduce quella sua attività di promotrice eh, turistica, organizza eh, viaggi, eh, gruppi che vengono dalla Svezia e raggiungono la Lombardia e insieme li porta quindi alla scoperta del nostro territorio a volte con interi gruppi di eh, donne che partecipano a queste escursioni, a questi eh, tour guidati e non a caso siamo andati appunto sul Monte Galbiga immersi in questi eh, monti, in questi paesaggi molto belli, proprio per testimoniare l'impegno eh, di Sara Gritting per quanto riguarda la conoscenza del territorio anche fuori dai confini della Lombardia. Con Massimo Sonzogni andiamo su una via ferrata e il nostro scalatore ci propone ancora. Uh una via, un percorso non particolarmente difficile, così lo presentiamo. Sì, addirittura lo definiamo rocce didattiche perché qui sul Torione Porro siamo quindi in Valtellina, in particolare in Valle Ventina. Ehm, C'è questo itinerario che è un avviamento insomma alla, alla disciplina e quindi. Ovviamente con tutte le precauzioni e le attrezzature del caso eh, si può percorrere questo torrione, anche eh, il contesto nel quale ci troviamo è davvero molto bello. Eh, qui eh, c'è per esempio l'Arice Millenario, quindi una testimonianza che eh, ci riporta davvero a mille anni fa quando eh, questo larice tuttora eh, vegetale presente vivo eh, nel, nel comprensorio della Valventina ehm, lo si può visitare quindi percorrendo questo itinerario, questo sentiero dell'arice millenaria. E poi siamo in un contesto di vette, di ghiacciai, eh, siamo davvero immersi in un ambiente molto bello e eh, questa, questa via attrezzata è intitolata a un imprenditore brianzolo a Carlo Bonomi. Eh, che insieme ad altri si è dato da fare proprio per la valorizzazione di questo territorio. Vediamo quindi eh, un aspetto, quello della montagna da un'angolatura particolare, quella della via Ferrata, ma proprio eh, dando indicazioni per un avvicinamento a, a questo tipo di eh, disciplina, con eh, un'area in un'area particolarmente attrezzata perché poi ci sono i rifugi, quindi ci sono anche punti eh, di riferimento nella zona. Questo, come tutti gli altri itinerari, percorsi, eh, proposte che noi facciamo, accompagnato come di consueto da eh, schede che eh, si soffermano sia sui particolari eh, tecnici, ma anche proprio sull'itinerario da seguire. E come al solito, poi noi eh, decliniamo questi itinerari anche sugli altri eh, social che eh, gestiamo, quindi sul sito internet, eh, sul, eh, sulla pagina Facebook di Redazione Orobi e Twitter, e poi sulla nostra app robee active che consente in qualsiasi punto di essere guidati alla scoperta del territorio e anche nella conoscenza delle particolarità che offrono i diversi luoghi. Bike nel primo caso via ferrata in questo Passato il grande caldo estivo si affaccia adesso questa stagione veramente adatta eh per sì. queste mete e per questi itinerari. Per questi itinerari che uniscono tra l'altro delle suggestioni molto particolari perché abbiamo poi i colori dell'autunno che iniziano davvero a dorare i larici, a imbiancare le vette con le prime spolverate di neve e le immagini che offriamo, eh, il servizio eh, sul Torrione Porro è curato da Massimo Sonzoni con le di Paolo Ortelli, ecco peraltro facciamo gli auguri a Paolo Ortelli che eh, nel realizzare una uscita nei, nei, nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in, in un incidente eh, in montagna e è stato necessario il soccorso. In bocca al lupo Paolo e eh, ti vogliamo Davvero. presto ancora vogliamo eh, nella, nostra, presto. Eh, sì, nella nostra squadra con i bellissimi scatti eh, che ci proponi. Tra l'altro è eh, eh, sua la copertina del mese di ottobre e eh, si riferisce a Lago. Pirola, uno eh, dei luoghi che si possono visitare in questa escursione nella Valventina. Val Mentre per quanto riguarda il servizio appunto eh, sulla bike, eh, le fotografie sono state curate da Matteo Zanga e ha colto davvero le sfumature di eh, luci, di atmosfere, di riflessi eh, che in questa stagione eh, di otto da ottobre, insomma dell'autunno, eh, ci offrono. Il testo invece è di Maurizio Panseri. Proseguendo nel nostro viaggio all'interno del numero di ottobre vediamo spuntare delle maxi panchine, delle big bench colorate. Se ne vedono molte ormai anche nella Bergamasca e eh, sono luoghi sempre di grande attrazione. Sì, è un progetto molto particolare, peraltro per la prima panchina all'esterno del territorio piemontese dove questo progetto è nato. La prima panchina gigante è stata realizzata nella Bergamasca a Ronio e da lì poi ha preso il via un vero e proprio circuito. Bergamasco-Bresciano, perché siamo tra il lago di Seo e la valle Camonica, ma poi se ne possono vedere davvero in giro per tutto, tutta l'Italia, in particolare nel nord Italia, tra Piemonte, Lombardia e le altre regioni eh, di questa fascia e praticamente vengono realizzate con il coinvolgimento delle comunità locali queste panchine giganti, in punti particolarmente panoramici, quindi offrono la possibilità a chi raggiunge eh, questi luoghi, davvero facili eh, da raggiungere, eh, poi si, si arriva, c'è questa maxi panchina, la fatica a volte anche di salirci e qualcuno <ride> si è inventato la posa che so di tronchi di legno che eh, fanno una sorta di scaletta per salirci. Eh, Insomma, questo circuito consente di gustare eh, l'ambiente che abbiamo, i paesaggi, ma poi di visitare anche le comunità nelle quali sono ospitate, tant'è che poi c'è anche un passaporto che viene eh, rilasciato a chi vuole poi completare tutto il tour. Oramai siamo a oltre 100 panchine eh, in tutto il suo circuito, c'è un sito ufficiale eh, su internet dove si possono scoprire eh, tutti i particolari, c'è un gruppo Facebook dei panchinisti itineranti che consente davvero di condividere queste esperienze e quindi per esempio il passaporto viene acquistato viene timbrato all'interno dei negozi di questi borghi e quindi c'è anche un modo per vivacizzare queste comunità eh, che si trovano in posti bellissimi ma spesso sono anche fuori dal circuito, dal circuito turistico e quindi un modo anche per incentivare la presenza eh, delle persone eh, queste panchine sono particolari non solo per la loro collocazione ma anche per la colorazione, ciascuna diversa l'una dall'altra e l'invito è proprio quello di andare alla scoperta eh, di questo bellissimo patrimonio. Noi pubblichiamo, grazie a Damiano Nembrini, una mappa che riassume, almeno al momento in cui siamo andati in stampa, la collocazione nella nostra area di diffusione di queste panchine. Si va dal Lago di Garda a Bresciano fino a Schilpario eh, passando per... Eh, per, per Grone, passando per molte località eh, lombarde e quindi vi invitiamo davvero a mettervi in cammino e a gustarvi l'autunno da questi punti di vista un po' particolari. Um, ci sono poi anche dei progetti eh, per far lavorare gli artigiani locali nella realizzazione di queste panchine. Tutto un progetto che merita di essere eh, conosciuto e se volete eh, condiviso. Abbiamo poi la testimonianza di un'operaia della Ferrero, quindi eh, una signora che lavora abitualmente eh, tra dolciumi e, e bontà eh, di carattere gastronomico che eh, ha realizzato un suo primato, quello di andare proprio eh, a percorrere tutte quante le panchine e quindi il suo passaporto è particolarmente è ricco di, di timbri. L'ideatore di questo progetto è Chris Bengal che noi abbiamo intervistato quando era venuto nella Bergamasca per inaugurare la maxi panchina di Riva di Solto. Ascoltiamolo. Quasi a mezzo di ottobre siamo a 86 panchine nel mondo, che non è solo in Italia, c'è cioè anche al fuori, all'estero. Panchine che sono state fatte tutte da appassionati, eh, con tutti i soldi privati, niente soldi pubblici, perché questa è una di regola. Siamo un non-profit, ma più di tutto non vogliamo che ci siano soldi pubblici in questo. E, ma sono fatte tutte dai appassionati. Noi do solo l'aiuto da fare e quando hanno convinto noi che hanno il posto giusto, noi mandiamo tutte le chiese. Quindi, è più di tutto i passionati come questi paesi che hanno fatto. Questi valle in particolare, è bellissima perché si può arrivare a tantissimi diversi posti con panchine in tantissime diverse situazioni, ma ognuno è bello e ognuno è meritabile. Quindi, secondo me, è una delle bellissima cosa questa e non è compatto ma allo stesso momento è compatto e questo è un grandissimo vantaggio ma la valle non è alla fine uh, se ho capito bene ci sono quarantina di comunità qui che possono tutti partecipare quindi questo può essere una bellissima bellissima posta di scoprire a livello turistica ma anche la gente che vivono qui che no, si apprezzano un pezzo del loro backyard come noi diciamo che forse non hanno visto prima Siamo di nuovo insieme a Paolo Confalonieri, direttore di Orobie, vi stiamo raccontando il numero di ottobre della nostra rivista. Stavamo parlando delle big bench, queste maxi panchine che si trovano numerose anche sulle nostre montagne e anche in questo caso abbiamo un itinerario per andare a raggiungerle. La panchina gigante di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia è stata collocata sul versante sud della collina del Monticolo. È un'altura che raggiunge i 393 metri sul livello del mare, situata nel mezzo della piana alluvionale della bassa valle Camonica e costeggiata sul lato sud-ovest dal corso del fiume Olio. Il tragitto suggerito per raggiungerla è adatto a tutti ed è percorribile in meno di un'ora. Ci si incammina dal parcheggio della pista ciclabile Camuna a 230 metri di quota nel territorio di Angone, frazione di Darfo Boario Terme. Un primo tratto asfaltato che seguiamo in direzione nord-ovest ci porta, dopo circa 300 metri, al sentiero Cai che sale al Monticolo. Il tracciato, che troviamo sulla sinistra arrivando dal parcheggio, è stato sistemato di recente. Si attraversa un castagneto e, dopo la parte iniziale in salita, il percorso prosegue caratterizzato da un continuo sali scendi e attraversa l'intera collina. Avanzando si possono facilmente individuare numerose rocce riportanti incisioni risalenti a diverse epoche storiche. Il monticolo ha sempre rappresentato infatti un punto di osservazione privilegiato e una postazione difensiva. Nella parte alta il bosco diventa più rado e vario e giunti sulla cima, a 393 metri, vi si trova un piccolo osservatorio faunistico. Qui non mancano gli appassionati di birdwatching. Proseguendo ci si abbassa leggermente e si incontrano dei laghetti ma la presenza di acqua dipende dalle stagioni e dalle precipitazioni. A un bivio ci si indirizza a sinistra e con un'ultima breve salita arriviamo a una radura panoramica dove svetta la panchina gigante. Una volta tornati al parcheggio, vale la pena, dirigendosi a sud sulla strada sterrata per poco più di mezzo chilometro, visitare il sito archeologico dei Corni Freschi. Si tratta di un masso erratico con incisioni che riproducono alcune alabarde e pugnali risalenti, secondo gli esperti, al terzo millennio a.C. Nelle vicinanze si trovano anche una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva e, all'estremità sud della collina, l'Archeopark. Stagione di transumanza, e con immagini veramente tenere e molto emozionanti, parliamo del, del cane pastore abruzzese e di un grande gregge che si sposta all'interno della Lombardia? Sì, e nel numero di ottobre ci siamo voluti soffermare sul mondo della pastorizia da un punto di vista un po' particolare, che è questo mh, presentare questi cani particolari che sono i cani eh, da pastore abruzzesi mh, che hanno un ruolo di guardiania all'interno delle greggi, delle mandrie e quindi li abbiamo conosciuti in particolare da quando ha preso piede il progetto Pastors che ha mh, puntato alla convivenza tra gli allevamenti ehm, che si spostano poi per la stagione estiva in eh, Alpeggio con i grandi predatori quindi gli orsi i lupi eh, che hanno fatto il loro ritorno sulle montagne e noi raccontiamo appunto eh, di questi cani da guardiania i pastori i cani da pastore abruzzesi che in particolare seguendo Fabio Boni che è un pastore di Parre nella Bergamasca ehm, lo aiutano in questa attività mh, non proprio eh, di, di, di eh, cura delle, delle greggi ma proprio di custodia eh, di tutto questo eh, che ruota attorno. Il Boni è stato per la stagione estiva in Alta Valle Seriana e poi piano piano si sta avvicinando alle pianure lombarde eh, nell'Odigiano dove trascorrerà il, eh, il, il, il periodo invernale. E, in questo servizio, che è curato da Massimo Sonzogni, con le fotografie di Matteo Zanga, abbiamo anche una scheda che è stata curata con l'illustrazione di Stefano Toriani per illustrare le caratteristiche di questo animale che era già conosciuto nell'antichità, già viene descritto nei testi eh, dei romani proprio per la sua particolare eh, mole. Perché questo bellissimo animale eh, candido, dal pelo candido e anche bello massiccio, eh, che però eh, associa poi questa particolare eh, predisposizione nella eh, custodia, nella guardiania delle greggi. E, mh, incontriamo poi anche un allevatore bergamasco, eh, Walter Grossi, che mh, è impegnato anche proprio per far conoscere le particolarità di questa razza e c'è un'associazione anche a livello nazionale che valorizza le particolarità del cane da pastore abruzzese. Come dicevi appunto, esperienze che emergono anche attraverso... Uh, proprio il progetto di Pastours che ha portato alla luce, oltre al tema della convivenza con i grandi predatori, e quindi a una sensibilizzazione sia degli escursionisti e, si, e di chi la montagna la vive per lavoro, ma anche appunto tante belle storie, anche sì. di giovani, sia i Pastours volontari che ogni estate raggiungono i nostri alpeggi sia tanti allevatori. Eh sì, la cosa bella di questa esperienza che si ripete ormai da anni e che anche Orobi ha documentato e con servizi e poi eh, sia sulla rivista sia poi eh, puntualmente ogni stagione con i contributi che mettiamo eh, sul sito e sui nostri notiziari è proprio la bellezza è questa voi immaginatevi questi volontari sono prevalentemente ragazzi, giovani, studenti universitari o comunque degli ultimi anni delle superiori che mettono a disposizione una parte del loro tempo della loro vacanza estiva per trascorrere il periodo di lavoro in alpeggio al fianco dei mandriani o dei pastori e questo instaura davvero un bel rapporto con gli operatori stanziali di questa attività e invece i ragazzi che si affiancano. E nascono davvero anche dei racconti eh, di storie, di vicende che poi a volte finiscono nelle tesi universitarie perché eh, vengono poi appunto sviluppati come approfondimenti eh, di carattere scientifico, di carattere naturalistico. E sapere che le nostre montagne, questo mondo che a volte viene anche considerato marginale dal punto di vista culturale, dal punto di vista eh, dell'istruzione, di, di, di chi partecipa, eh, invece ha una valorizzazione di questo genere, un riconoscimento di questo genere e particolarmente significativo oltre al valore davvero generazionale. Da una parte i ragazzi giovani che vanno ad affiancare eh, pastori e mandriani che non sempre sono eh, delle, delle giovani leve, insomma. Immagini sempre emozionanti del tutto diverse quelle, invece, delle frecce tricolori. Sì, noi abbiamo voluto raccontare nel numero di ottobre il bellissimo raduno l'Air Show che si è svolto eh, l'anno scorso a Varenna sul Lago di Como, un momento davvero di grande partecipazione popolare, migliaia di persone che hanno assiepato sia il lungolago sia poi i punti più belli, più panoramici dell'area eh, lariana e hanno assistito allo spettacolo delle frecce tricolore, eh, frecce tricolore che in questi giorni drammatici hanno assunto poi anche un significato di unità eh, nazionale, di solidarietà, di vicinanza, un abbraccio che ci piace proporre nelle bellissime immagini che ci propongono i, i fotografi eh, Christian eh, Locatelli e il papà Alberto Locatelli in questo documentario, in questo reportage che noi proponiamo sul raduno dello scorso anno. Si unisce davvero l'elemento naturale, la spettacolarità dei luoghi, dei paesaggi a un valore simbolico eh, delle frecce tricolore che noi presentiamo anche nelle loro caratteristiche tecniche e di composizione all'interno della scheda che proponiamo sulla rivista di ottobre. Ma ci piace anche ricordare quello che dice il comandante Farina, cioè che eh, le frecce tricolore soprattutto in questo momento vogliono essere un simbolo eh, dell'Italia eh, che eh, rinasce, che si rialza e eh, che eh, come tale fa un team, fa una squadra. Quindi davvero tutti insieme noi eh, di Orobie eh, ci mettiamo in gioco per eh, farci forza in momenti difficili eh, come quelli che stiamo passando. Con eh, le sentinelle del Gusto si compie anche questo mese un tuffo nel passato. Si... Si compie un tuffo nel passato e vogliamo anche portare, grazie al contributo eh, di Silvia Torpea Montagnosi e del fotografo Marco Mazzoleni, un piccolo contributo alla ricostruzione storica eh, per quanto riguarda l'arrivo in Italia del mais, del grano turco. E lo facciamo perché le nostre Sentinelle del Gusto sono state nel Mantovano, a Sabbioneta. Ci raccontano eh, tutto quello che Vespasiano ha fatto, il duca che eh, grazie anche alla sua permanenza per un determinato periodo, il suo soggiorno alla Corte di Spagna, ha conosciuto eh, tante cose, ha scoperto eh, tante particolarità, mh, di sicuro gli aspetti culturali eh, che lo caratterizzano, eh, la strategia militare, il buon governo e tutto quello che vogliamo, ma anche molti aspetti legati al mondo della gastronomia documentati dove? Documentati nel palazzo eh, che è riccamente affrescato con decorazioni che eh, si riferiscono proprio anche a prodotti esotici, quindi ananas, eh, pomodori, eh, bontà eh, che giungevano eh, dalle Americhe, dall'estero e che quindi venivano anche eh, proposte agli ospiti, in particolare appunto di questi signori, per incantare i propri, i propri visitatori, per incantare le diplomazie che raggiungevano i palazzi. E tra questi affreschi Silvia Tropea Montagnosi ha scorto delle pannocchie e ha ricostruito che quindi eh, paragonando l'epoca di costruzione del Palazzo Ducale con l'arrivo in Italia eh, documentato nel Polesine del mais c'erano delle discordanze e quindi dice ma non è che il Vespasiano arrivando dalla Spagna è stato lui per primo a portare il mais, il grano turco nelle nostre terre. Ecco un dilemma che eh, la Silvia Troppia Montagnosi, grazie anche alle fotografie di Marco Mazzoleni, affronta sulle pagine di Orobie di Ottobre che vi invitiamo a leggere e che so, a condividere. Tornando ad una meta che noi proponiamo è eh, andiamo a San Lucio, andiamo a Clusone ed è un sentiero particolare. Un sentiero particolare, una meta facile, quindi a volte ci tirano le orecchie i nostri amici lettori dicendo che non sempre indichiamo delle mete abbordabili a tutti. Cerchiamo di alternare mete impegnative. Le mete impegnative solitamente sono anche quelle che ci consentono di gustare davvero scenari da sogno e quindi ci danno una boccata d'ossigeno da noi che magari stiamo sfogliando la rivista a casa e nello stesso tempo appunto proponiamo però anche delle mete più facili. Una di queste è quella che eh, ci propone il fotografo Luca Merisio con il testo curato da Anna Chiara Merisio e non a caso una binata familiare, insomma perché il roccolo zuccone che, che si incontra sul sentiero che dalla spessa la località di Fondovalle eh, di Clusone raggiunge poi il Monte San Luce, quindi il rifugio San Lucio che si trova in posizione davvero panoramica sull'altopiano di Clusone con eh, la maestà della Presolana eh, che eh, corona questo scenario, oltre che poi tutto il centro storico di Clusone ai nostri piedi. Ecco, lungo questo itinerario si può incontrare il Roccolo Zuccone. E che cos'è? È un roccolo in mezzo al bosco, eh, peraltro un bosco che è stato preso di mira dalle intemperie eh, degli ultimi anni, ma da questi alberi, da questi tronchi che avrebbero rischiato di finire eh, marciti all'interno della vegetazione, è nato un, un patrimonio, un piccolo museo, un'oasi di tranquillità perché Giannino Trussardi che da una vita frequenta questi luoghi e ha in gestione questo roccolo, eh, ha ricavato delle sculture, personaggi della fantasia, eh, di tutto, c'è anche la macchina degli antenati Flintstone, insomma c'è di tutto, è una casetta sull'albero che eh, si può eh, salire e eh, lì c'è un libro in cui si può registrare la propria visita, e il proprio pensiero. Ci si immerge in un mondo di fiaba eh, costellato però anche da moniti, da cartelli sempre realizzati su tavole di legno che danno dei consigli su come rapportarsi con la, no con la natura, massime eh, di vita e quindi nel proprio camminare un'oasi di tranquillità, di riflessione di insegnamento. In, insegnamento che in una stagione come quella dell'autunno davvero eh, ci sta bene e poi si può proseguire l'escursione raggiungendo San Lucio oppure ancora si può proseguire con Pianone, con il Pizzo Formico e le altre mete della zona. Un eh, modo davvero di vivere l'autunno all'aria aperta come sta nelle corde di Orobie. E quindi l'invito in conclusione a andare subito a assicurarsi il proprio numero di ottobre. Benissimo e vi invitiamo anche a raggiungerci all'EcoCaffè, noi abbiamo iniziato da qualche settimana la nostra presenza all'interno della redazione mobile dell'Eco di Bergamo che sta toccando diverse località della provincia e quindi seguiteci, scoprite dove siamo di volta in volta e lì avete anche l'opportunità peraltro di fare in maniera molto conveniente eh, degli abbonamenti, di farli per voi, di regalarli. Noi ci contiamo, vi aspettiamo o in edicola o all'EcoCaffè o all'ufficio abbonamenti. Grazie a Paolo Confaloniere e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. La prossima settimana.